Sia lodato Gesù Cristo. Ciao carissimi amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno giovedì 1 luglio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa, infatti, è più facile dire? Ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Coraggio, figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Che belle queste parole di Gesù. Coraggio, con tutte le cose che ci sono nel mondo, che vanno nella direzione opposta, con tutte le preoccupazioni che abbiamo e ancor più con tutte le provocazioni che abbiamo, ci viene ogni tanto da scoraggiarci. E purtroppo capita anche questo, che più siamo deboli e più al peso della nostra debolezza si somma anche il peso dello scoraggiamento. E Gesù interviene per invertire questa dinamica nociva. Gesù disinnesca questo circolo vizioso che ci fa cadere sempre più in basso. Coraggio, figlio. Non dice solo coraggio, ma anche figlio, una parola piena di affetto per dirci quanto ci vuole bene, per dirci che non gli facciamo schifo perché abbiamo peccato, ma destiamo in lui un sentimento di compassione, vorrei dire perfino di partecipazione. E poi dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. La colpa non viene sminuita, non viene banalizzata, non dice: ma sì, tanto non fa niente, perché non sarebbe vero, il peccato è un male, produce male per noi e per gli altri. Il male mette a rischio la nostra vita spirituale. Gesù non sottovaluta il peccato. Le persone che sottovalutano il peccato rimangono nel peccato. Gesù invece lo cura, ti sono perdonati i tuoi peccati. A noi non resta che affidarci con sincerità a Gesù, riconoscere il male da cui siamo affetti e chiedere di essere perdonati. Coraggio, figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ciao, buona giornata. E anche questo giovedì, come tutti i giovedì, dedichiamo le nostre preghiere ai fratelli e sorelle che soffrono fisicamente e spiritualmente. Preghiamo anche per i loro familiari, le persone che si prendono cura di loro. Ciao ciao.
Abbi cura di te, grazie per l'ascolto del Vangelo e per la vostra preghiera.